L'Amicoteca Universitatis Taurinensis dell'Università di Torino, nell'ambito del progetto Life Biorest, è responsabile della caratterizzazione della microflora del suolo contaminato di Fidenza. In particolare, essendo esperti in funghi, noi ci siamo concentrati sull'isolamento e la caratterizzazione di questo gruppo di organismi. Nei primi mesi del progetto, quindi, abbiamo portato avanti l'isolamento di circa 300 ceppi fungini che sono stati successivamente isolati, identificati e caratterizzati come appartenenti a 75 specie. I 220 ceppi appartenenti a questi funghi sono stati successivamente caratterizzati per la loro capacità di degradare specifici contaminanti appartenenti alla classe degli idrocarburi alifatici e aromatici e attraverso la messa a punto di un innovativo sistema in multiwell a 96 pozzetti. In questo modo siamo riusciti a selezionare una serie di ceppi fungini in grado di degradare questi specifici inquinanti e utilizzarli come unica fonte di carbonio. E in modo del tutto inaspettato abbiamo anche scoperto che alcuni di questi ceppi sono in grado di utilizzare in modo molto più performante questi inquinanti rispetto a molecole semplici come ad esempio il glucosio. Questi stessi ceppi sono stati caratterizzati anche per la loro capacità di produrre enzimi ossidoriduttasici importanti nella degradazione degli inquinanti e molecole quali biosurfattanti. Alla luce di questi screening, circa 30 ceppi sono stati selezionati per le fasi successive della ricerca che prevederanno nelle prossime settimane l'allestimento di micro e mesocosmi. Proprio per questo motivo i funghi selezionati sono stati coltivati su differenti supporti che verranno utilizzati proprio nella fase successiva di biorisanamento in situ.